avete fatto un bellissimo concerto questa sera, tanti pezzi al vostro attivo, addirittura dei CD. Sì, abbiamo registrato dal 2007 5 CD, di cui 3 come supporto proprio su CD fisico, uno su chiavetta USB, è stata una cosa un po' sperimentale, esatto, e invece quest'ultimo, Rike Notes, che è 2017, semplicemente online, perché comunque ci siamo accorti che piano piano che andiamo avanti il CD comincia a diventare un po' obsoleto, quindi ormai le band, anche i big, non vendono più tanto a livello di CD, ma più che altro fanno concerti, ok? Più che altro la musica la si può scaricare, si può comprare online, quindi abbiamo voluto fare una cosa prettamente virtuale, quindi prettamente su web, ok? Spaghetti Jensen, progetti futuri. Progetti futuri è intanto continuare a produrre roba nostra, continuare a suonare, perché il live oggi come oggi è la prima arma e l'unica arma che si può usare per farsi conoscere, e abbiamo anche una collaborazione con vari songwriter, Chris Raycard, che è un'americana che sta qui in Italia da diverso tempo, Chris and Chris di Radio 105, che continua a suonare per conto suo, a realizzare dei brani country con cui abbiamo anche collaborato, quindi tante carne al fuoco, ok, però sempre producendo delle cose nuove, mai fermarsi, quindi in sostanza è il segreto, poi alla fine non stare fermi, cioè andare avanti e stare al passo con quello che è il mercato, quello che è le nuove tendenze, e comunque fare concorrenza a tutto quello che è il mondo del country sotto forma di altre band, altri gruppi, altre situazioni, altre realtà. E quindi a chiusura di questa bellissima intervista mi viene spontaneo, se vi volessero trovare, dove vi devono cercare, i vostri social e tutto? Sì. Allora, noi siamo innanzitutto sul nostro sito ufficiale, che è spaghettijensen.com, siamo ovviamente su Facebook, quindi ci trovate su Facebook come pagina della band Spaghetti Jensen, siamo su Reverb Nation, a breve saremo anche su Instagram, cos'altro? Direi basta, no? Questo è quanto. Poi ovviamente per poter chi non può, diciamo, acquistare CD fisicamente, può comunque acquistarli scaricandoli tramite iTunes, Spotify, Amazon, eccetera eccetera, tutti, diciamo, i web store principali del web. Io ringrazio tantissimo questi splendidi ragazzi, grazie per il concerto di questa sera, grazie per la vostra simpatia e collaborazione, che dire, tanti auguri per un futuro radioso. Grazie mille, speriamo di essere qui ancora una volta, magari quest'estate o insomma prossima occasione per poter suonare in questo gran bel locale. Grazie, grazie, ciao! Thank you.
Thank you.